tutti, eccoci qua. Sapete dove siamo? A San Pietro a Patiello. Sì, settima municipalità, per visitare questo posto bellissimo, un asilo nido. Dove sta? A San Pietro a Patiello, ve l'ho detto. E potete portare i vostri bambini da 3 mesi a 3 anni. Qui ci sono tante bravissime educatrici, eccole qua, che ci accolgono. E c'è anche un mio e un vostro amico, Peppe Iodice. Peppe. Lucia! Scusate, l'ho perso. Lucia, vieni, guarda qua! Peppe! Guarda, no! Ma è bellissimo, ci sono le paziente, le cose. Sono divertente! Ma io non sapevo proprio che si seguono le asile nido, io pensavo che si partiva direttamente dai medici, mo. No, no. Ma fino a che età si può venire? Si trovi vieni, tu Peppe, tutto con. Cioè, ti vorrebbero anche le educatrici. Ma non le no. Vabbè, vado a prendere le mie pille. Vai a prendere le tue pille, scusate. Ma c'è il nido! Cioè, qua fuori c'è un po' visto lì. C'è il bosco che è più umido, ci sono le cuscine, le cose. Meraviglioso, vieni qua! Andiamo a vedere. Qua è dove dormono i bimbi, perché a una certa ora le creature, no? Si viene proprio la sonnuenza, si fa la controlla, se no prende l'ansia. L'ansia, sì. Sì, l'ansia, San Pietro a Patiello è una caratteristica dei bimbi proprio di qua, che prendono l'ansia e accendono le stelle. Ma questo è un paradiso, guarda. Io vado a prendere le bimbi perché sono sempre mio nonno, non ci ha fatto più. Mio nonno, mio nonno, mio nonno. E quindi vado a prendere. No, io continuo. Tieniti stand by. Sì, ma tieniti stand by. Allora, questo come vedete è il posto dove i bambini riposano dopo il pranzo, perché qua c'è anche la mensa, sono trattati proprio come dei piccoli principi. Che vetrità fa a casa fino ai 3 anni? Non posso andare perché sono stamattina macchina tu. Scusate, devo andare, stiamo con la macchina mia. Portate il bimbo. Venite con la macchina posso. Venite con la macchina posso. Aquino, scuola Aquino, settima municipalità. Lucia! Sei qui, 3 mesi, 3 anni, asilo nido, comune di Napoli. Mia, ma dove mi hai portato oggi? Ti ho portato un po' in giro per i nostri nidi. Questo nido qui si trova a Scampia e si chiama La Fata Colorella. E si vede, guarda quanti disegni, quanti pupazzi. Stiamo entrando nella sala dei lattanti. Qui ci sono 5 bambini che hanno dai 3 mesi all'anno. Sono veramente deliziosi, perché i nidi, Nunzia, devi sapere, non sono luoghi come comunemente si crede di deposito dei bambini. Sono i luoghi nei quali i bambini, anche piccolissimi, cominciano a imparare tante cose. In primo luogo a stare insieme tra di loro, a lasciare la famiglia di origine, a separarsi. Il processo di separazione è molto importante. E poi imparano i suoni, i colori, imparano soprattutto attraverso il gioco. E noi abbiamo delle eccellenti educatrici. Quindi i nostri nidi sono veramente uno degli aspetti più significativi, uno dei pezzi più importanti che il Comune di Napoli è in grado di offrire come servizi alle famiglie e ai territori. Fidatevi dei servizi educativi offerti dal Comune di Napoli. Portate i vostri bambini, anche piccolissimi. Il nostro segmento riguarda la fascia 3 mesi, 6 anni. Portateli da noi. Fidatevi e affidateli ai nostri servizi educativi. Se riusciamo ad anticipare il prima possibile la frequenza dei bambini nella scuola, vi assicuro che i vantaggi sono tantissimi, ce n'è soprattutto uno al quale dobbiamo tutti puntare: meno rischio di abbandono. Noi dobbiamo fare in modo che tutti i nostri bambini, poi preadolescenti, poi ragazzi, completino il ciclo di studi.
Quindi vi prego, portateli ai nostri nidi, potranno soltanto trovare grandi opportunità, grandi occasioni di divertimento naturalmente, di socialità e di apprendimento.